è Gesù. È il Salvatore del mondo e ha dimostrato la sua potenza di figlio di Dio facendo molte azioni grandi, come guarire i lebbrosi. 10 ne guarì, uno solo ne tornò indietro. O come quando fece fermare la tempesta mentre era in barca con i suoi discepoli. O come ancora più grande fece risorgere delle persone come un fanciullo ormai morto da tempo. Nei giorni di Pasqua, anche a Gerusalemme, al tempo di Gesù, si festeggiava una grande festa, la liberazione dall'Egitto, attraverso il Mar Rosso guidati da Mosè. Anche Gesù andò a quella festa, insieme ai suoi discepoli. Prima di entrare, però, volle fare una scelta davvero strana. Mentre tutti si aspettavano che il Messia entrasse con potenza e gloria, Gesù chiamò alcuni dei suoi discepoli e gli chiese di andare da un signore fuori città per prendere un somarello. E spiegò che se il padrone avesse chiesto qualcosa o detto qualcosa, loro avrebbero semplicemente dovuto dire «Serve al Signore». E lui li avrebbe lasciati andare. E così accadde, veramente. Quando il Figlio di Dio, Gesù, arriva a Gerusalemme, lo fa quindi salendo su un asinello. Ecco cosa celebriamo nella Domenica delle Palme. Gesù che entra solennemente in Gerusalemme, accolto dalla folla festante, sebbene i capi della gente non erano d'accordo, perché ritenevano che Gesù non fosse il Figlio di Dio, tanto più se il Figlio di Dio va in giro usando un somarello. Erano davvero tutti pieni di gioia nel vedere Gesù arrivare. Presero dei rami di ulivo, misero a terra i loro mantelli e gridavano «Osanna al figlio di Davide!» e acclamavano Gesù che entrava a Gerusalemme durante i giorni della festa della Pasqua ebraica, anche se i capi non erano d'accordo. Ma Gesù, il figlio di Dio, chiamato oggi figlio di Davide, entra a Gerusalemme per dare tutta la sua vita agli uomini che sono attorno a lui e verranno dopo di lui, noi compresi. A Gerusalemme la festa dell'ingresso di Gesù continuò per ore e molti si chiedevano «Ma chi è costui?» e tutti pieni di gioia rispondevano «È il figlio di Dio, è il figlio di Davide, il Messia atteso».